Francesco Fraticello, condominio.it. Questa sera è una partita non facile, l'andata di una semifinale che ancora dovrà vivere il ritorno, ma avete portato a casa questo risultato con 3 gol di scarto che non è poco, insomma. No, infatti la partita è stata dura fino alla fine, siamo stati sempre sopra di un gol fino alla fine, abbiamo fatto quest'ultimo sforzo per comunque allargare un po' il bottino, quindi 3 gol da gestire per il ritorno saranno importanti. Certo, è un bel margine, peraltro questo gol arrivato proprio sul finale è un gol che potrebbe pesare tantissimo, come dicevi tu. Adesso c'è da giocare questo ritorno, vi aspettate una squadra, diciamo, che lotterà, oppure pensate, insomma, di gestire tranquillamente? No, sarà difficilissima, saranno ancora più agguerriti loro. Noi dovremmo essere bravi a gestire il risultato, a gestire le palla, a tenere basso ritmo nella partita, a essere cattivi quando si arriva davanti alla porta. E comunque 3 gol di vantaggio sono importanti. Ecco, parlando invece della tua prestazione, Francesco, sei entrato in partita in un momento importante, quando eravate sotto di un gol il primo tempo, con 2 gol molto belli, e diciamo è stato il momento forse clou del match, che insomma, dove state soffrendo di più. Sì, stavamo un po' soffrendo, però comunque la squadra è stata brava in un momento di difficoltà, non andare sotto di più di un gol, abbiamo retto bene un momento difficile, poi siamo stati cattivi, quando c'era da segnare abbiamo fatto gol, e quindi è stato importante quello. Quindi, ultima domanda, cosa ci sarà da fare quindi per portare a casa anche questa partita di ritorno? La partita di ritorno ci sarà da metterci ancora più grinta e più determinazione di oggi, perché loro arriveranno a guerriti, non c'hanno niente da perdere, giocheranno avanti, giocheranno il tutto per tutto, quindi dovremmo essere bravi a non pensare di avercela già fatta e di comunque sapere che è lunga e faticosa. Si sa, andata e ritorno è così, insomma, comunque sia, sul meglio delle due partite non si possono fare troppi calcoli. Eravamo con Francesco Fraticello, protagonista di questa splendida vittoria comunque del condominio. In bocca al lupo per le prossime partite, anzi per la prossima partita a questo punto, e per il proseguo di questo torneo. Crepi, ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie. Salute, Francesco. Ciao.